La strada di Staiti ha delle risorse allocate anche vecchie, per cui al di là dei soldi che mancano per l'ordinario ci sono dei soldi non ancora spesi. Questo invece non è più colpa appunto del governo centrale, ma è del sistema burocratico metropolitano che non ha consentito la spesa predisposta e prevista per queste aree. E andiamo quindi a un altro punto nevralgico. Il terzo punto, che è molto grave, è dato dalla scarsa rappresentatività. Questa è sempre colpa, diciamo, c'è una colpa, una responsabilità centrale, perché la legge Delrio, che io ho combattuto da sempre, ma certo non potevo avere la forza di cambiarla da solo, è stata confermata anche da questo governo, prevede che non ci sia una rappresentanza diretta come c'era con le province, che pure non davano le risposte adeguate ai territori, ma certamente non si era mai toccato il fondo come adesso, nella viabilità ma anche nelle altre attività e l'edilizia scolastica e tutte le responsabilità che la provincia un tempo aveva. Con la città metropolitana e le province nelle altre realtà locali abbiamo visto come questa non rappresentanza, per cui avviene c'è un'elezione di secondo livello che non cala un eletto all'interno del proprio collegio elettorale, quindi non c'è un rapporto di costante contatto con il territorio, anche perché cerco di andare a spanne, gli amministratori della città metropolitana sono eletti in altre amministrazioni. Io per esempio sono sindaco di un comune e gli altri sono consiglieri comunali di Reggio Calabria o sindaci di altri comuni. Questo impedisce che l'amministratore si possa occupare costantemente come faceva il vecchio consigliere provinciale. Per cui se io devo rispondere per legge agli adempimenti burocratici amministrativi del mio comune, mi devo preoccupare di possibili atti amministrativi che vengono deliberati in modo cosciente, non posso occuparmi allo stesso tempo della città metropolitana. Vale così per tutti gli altri. Quindi abbiamo 14 amministratori insieme al sindaco metropolitano che devono fare altro e non possono, neanche se sono mandrache o i più bravi del mondo, riuscire bene nell'uno e nell'altro caso. Io sono uno che è stato abituato a frequentare i territori, motivo per cui oggi sono qui a Staiti. Ma certamente il fatto che non ci siano più il rapporto di forza fra consiglio, giunta e presidente della provincia, oggi sindaco metropolitano, non ci consente di esprimere una nostra opinione. Io sono stato eletto, non sono opposizione da un punto di vista amministrativo, ma risulto essere tale perché il sindaco metropolitano e il suo cosiddetto cerchio magico amministrano da soli senza alcun contatto col territorio. E di questo probabilmente da un punto di vista politico non gliene faccio una colpa, gliela faccio da un punto di vista morale e da un punto di vista delle stesse promesse o impegni che avevano sottoscritto quando la città veniva in qualche modo da qualcuno che l'aveva vista lunga in anticipo, diceva che la città con questa legge sarebbe stata regiocentrica. Così purtroppo è stato. Le poche risorse di cui le parlavo, circa 2.800.000, 2.700.000, che devono fare ciò che si faceva con 18 milioni, tra l'altro non verranno neanche spese nelle periferie, ma poiché Reggio Capoluogo è la città che esprimerà il nuovo sindaco della città capoluogo e anche il nuovo sindaco metropolitano, perché la legge prevede questo, che in automatico il sindaco della città capoluogo sarà sindaco metropolitano, farà sì che queste poche risorse saranno spese nelle ex strade provinciali che fanno esprimere i voti all'interno della città capoluogo. Mi riferisco all'area di Gallico, all'area di Gallina, le periferie di Reggio Calabria, che un tempo non erano facenti parte della città capoluogo e quindi hanno insite nel proprio territorio delle ex provinciali. Quindi tutto questo non potrà che cancellare la manutenzione anche ordinaria dei nostri territori, che già aveva raggiunto un livello bassissimo. Quindi vi ringrazio della vostra attenzione, che può servire a
aumentare una coscienza del cittadino medio su questi argomenti al fine di magari fare massa comune per poter puntare un giorno a modificare questa anche legislazione che diciamo ha creato così tanti danni, quando non ce n'era veramente bisogno. Grazie.